Sarà una stagione televisiva all'insegna della musica, quella 2016-2017, e la RAI, che punta al rinnovamento dopo il cambio di direzione e la riforma interna, lo ha capito benissimo, decidendo di puntarci su. Lo si può capire dallo spazio che la seconda rete del servizio pubblico dedicherà alla musica e a pop star internazionali come Mika. L'artista libanese, naturalizzato britannico, andrà in onda su Rai 2 a novembre 2016 con quattro serate dedicate alla sua musica, ma non solo. Il cantante condurrà, infatti, un one-man show a tutti gli effetti, un format musicale con grandi ospiti, internazionali e non, con il quale tenterà di raccontare la sua esperienza italiana, iniziata 3 anni fa con la Prodo e X Factor in qualità di giudice, ruolo che ha ricoperto per 3 edizioni. Il cantante cosmopolita ha raccontato di essersi sentito adottato dal nostro paese e che tenterà di restituire l'amore ricevuto con un racconto dalla forte identità, uno sguardo ricco ma non convenzionale sull'Italia. In occasione della presentazione dei palinsesti, Mika ha raccontato, per grandi linee, il suo progetto. Sono molto grato a Rai 2 per avermi offerto la possibilità di realizzare uno show tutto mio, cosa che segretamente ho sempre sognato di fare, ma fino a poche settimane fa non avrei nemmeno immaginato che sarebbe stato possibile. Sono davvero emozionato, inizieremo la produzione a breve e sto sviluppando il progetto dello show. Il tour di concerti che questa estate mi porterà in giro per tutta l'Italia sarà un'incredibile fonte di ispirazione, ne sono certo. Ci vediamo in giro e a novembre su Rai 2. Dopo l'addio a X Factor, Mika in TV in prima serata. Ho deciso di cambiare, così Mika aveva motivato la sua scelta di lasciare l'esperienza di X Factor a Sky, dopo 3 stagioni. Piena soddisfazione per il progetto espressa dalla nuova direttrice di Rai 2, Ilaria Dalatana, che presenta e difende il suo primo, vero progetto alla guida della rete. Sono molto orgogliosa che Mika abbia accettato la proposta di realizzare il suo progetto su Rai 2. Lo show di Mika sarà un fiore all'occhiello della rete e rappresenta uno dei primi segnali dei nuovi linguaggi e dei nuovi mondi che proveremo ad esplorare, unendo all'intrattenimento e alla grande musica una riflessione sui temi della società contemporanea e del mondo giovanile in particolare. Un investimento produttivo assolutamente in linea con il piano industriale dell'azienda e con la missione che è stata assegnata a Rai 2. Chi se ne frega?